Coach Riccardo Piccinelli ai nostri microfoni, è finita la due giorni del torneo Mingotti, un tuo primo commento? Primo commento, sono molto, mi girano un po' le scatole, dico, perché ieri comunque abbiamo giocato per tre quarti alla pari di Iseo, che io metto nei primi tre posti del campionato di C dilettanti, e mentre oggi abbiamo, secondo, cioè a parer mio, vinto la partita, l'abbiamo persa nell'ultimo minuto, ma per disattenzioni proprio nostre, contro una squadra comunque buonissima come Manerbio, che ha dei giocatori fortissimi, e noi comunque fanno tutti un campionato più alto di livello del nostro, nonostante noi abbiamo giocatori comunque buoni. Ecco, queste amichevoli servono un po', come hai detto tu, per trovare la forma, per salire di preparazione e tutto. A che punto siete secondo te, e dov'è che secondo te il Lumezzane e tu vuoi lavorare in particolar modo, perché vedi ancora qualcosa da migliorare? Ma soprattutto sulla fase difensiva, negli ultimi, anche perché nel primo quarto abbiamo subito 25 punti, poi siamo andati calando 18 punti nel secondo e 14 nel terzo, abbiamo mollato un po' le braghe nel quarto, quindi secondo me c'è da lavorare molto sulla fase difensiva, ma sulle piccole cose. Poi dopo chiaramente sono tutte è una squadra nata da zero praticamente, con due riconferme dall'anno scorso, quindi sono molto contento di come stiamo andando, e queste amichevoli ci hanno fatto solo che bene, anzi benissimo. Ho visto che sia ieri che oggi hai dato spazio anche ai ragazzi giovani, proprio per inserirli in un progetto, per inserirli in quello che sarà il campionato, quindi quando ci sarà bisogno un po' di tutti, per risparmiare anche l'energia a quelli che sono i big della squadra. Sicuramente è il nostro obiettivo, di quello di far crescere i ragazzi nel nostro settore giovanile, anche perché comunque, cioè, ieri Marco Borghetti, che oggi ha avuto meno spazio, comunque ha tenuto testa per 25 minuti Andrea Leone, che io considero comunque un playmaker di altissimo livello, Andrea Nember comunque al 96, e anche comunque Benjamin Asamoah del 94, comunque, cioè, abbiamo una squadra molto giovane che vogliamo portare avanti questo progetto negli anni, quindi è questo il nostro obiettivo e quello che vogliamo porci, nessun limite, non ci nascondiamo dietro a nessuno, però abbiamo da lavorare. Ti ringrazio, ti auguro buon lavoro. Grazie mille. Stefano Trazzi, i nostri microfoni, è finita la due giorni anche per voi del Manerbio di questo trofeo Mingotti, un tuo commento? Innanzitutto ringrazio gli organizzatori di questo splendido torneo per averci invitato, è un onore far parte appunto delle quattro squadre che hanno fatto questi due giorni, è un torneo di alto livello con quattro direi buonissime squadre, abbiamo direi una tappa d'avvicinamento all'inizio del campionato, ho visto cose molto buone, alcune da rivedere, sicuramente abbiamo pagato un po' nelle rotazioni perché comunque l'assenza di Marchetti e Garofalo ci hanno un po' penalizzato, però ho visto ragazzi impegnati e mi ha fatto piacere portare a casa in rimonta questo terzo posto con carattere, con una squadra che eravamo sotto, e siamo riusciti con buone giocate e una buona difesa a recuperare il gap nel finale. Dando una percentuale sul lavoro fatto adesso dal punto di vista atletico e su quello fatto di basket, come puoi dire che posizioniamo il Manerbio attuale? Che c'è ancora molto da lavorare, lo stiamo facendo. Dal punto di vista atletico ieri molto molto pippante, ovvio che oggi eravamo un po' più in calo, abbiamo speso molto ieri per tenere a testa una corazzata come Montichiari, e oggi anche forse dal punto di vista mentale ovviamente le motivazioni erano un po' inferiori, però ripeto, siamo ancora lontani dal campionato, cioè abbiamo ancora molte amichevoli, un altro torneo appunto come tappa d'avvicinamento, da lunedì si riaggregheranno appunto l'infortunato Garofalo e diciamo Marchetti, che abbiamo fatto riposare questa settimana, e quindi direi che il lavoro prosegue molto bene, siamo direi a un 50%. Dai.
Ecco, visto da fuori, chi osserva il roster del Manerbio chiaramente dice che bisognerà fare un grande lavoro per inserire soprattutto i ragazzi giovani della panchina, perché ci sono dei punti fissi, dei punti fermi, però il campionato sarà lungo e quindi l'importanza e il valore del Manerbio si vedrà da quanto i ragazzi nuovi, i ragazzi giovani soprattutto, riusciranno a tenere il campo. Ma infatti è per questo che ieri nella prima partita, nell'ultimo quarto, pur essendo nettamente in partita, ho deciso di non far più giocare Moreno, Denti e Savazzi, proprio per dare minuti importanti in una partita in parità, in una squadra superiore dal punto di vista tecnico e anche fisico a noi. E hanno risposto bene, hanno tenuto il campo. Certo, alcuni di loro sono ancora un po' indietro, c'è molto da lavorare, abbiamo pazienza. Pensiamo che uno alla volta, non tutti ovviamente, possono darci qualcosa e quel qualcosa potrebbe essere sufficiente, perché abbiamo un quintetto sicuramente di buonissimo livello, Garofalo che è un uomo che partirà dalla panchina ma già con buona esperienza, quindi poi qualsiasi cosa possono darci i ragazzi sarà ben accetto. Sono sicuro che, visto la qualità e la voglia che hanno, daranno tanto. Ti ringrazio la solita cortesia, ti auguro buon lavoro in questo mese e buon campionato che arriverà poi dopo. Grazie anche a voi, grazie della ospitalità. Grazie. Coach Federico Leone ai nostri microfoni al termine di questa splendida edizione, direi, del trofeo Mingotti. Un tuo primo commento? Beh, l'edizione è stata sicuramente la più bella, perché il periodo dell'anno in precampionato rende le squadre magari non ancora a puntino dal punto di vista fisico, atletico e tattico, però molto vive e coscienziose nel fare le cose. Quindi si sono viste partite vere, contrariamente alle altre edizioni in cui si giocava a fine stagione con squadre leggermente demotivate. Quindi il primo ringraziamento al grande Rocco, che ci ha dato la possibilità di unire veramente la crema del basket bresciano, e in questa situazione sono molto contento che noi abbiamo fatto un'ottima figura. Ecco, sono tornei che sono fatti naturalmente in preparazione al campionato e servono già a fare per un primo punto, un primo step. Dal punto di vista atletico e dal punto di vista invece degli schemi del basket, come giudichi la situazione dell'Eliseo? Ma io sono contento di entrambi i versanti, perché soprattutto oggi abbiamo giocato una partita di grandissimo dispendio energetico contro avversari più grossi di un'altra categoria e con ambizioni ben diverse dalle nostre in una categoria superiore, e noi sappiamo che il gap fra C1 e B2 è molto alto, soprattutto in questi ultimi anni. Dal punto di vista atletico abbiamo tenuto botta e anzi siamo stati molto fisici nell'impatto che abbiamo avuto con la partita, e questa è la cosa che mi ha fatto più piacere. Il gioco non è ancora particolarmente fluido, però abbiamo giocatori di buonissima qualità, e quindi anche in situazioni di isolamento o così di improvvisazione abbiamo giocatori che riescono a costruire qualcosa di buono. Per esempio Andrea Leone nel pivot basso ha avuto 4-5 volte situazioni che hanno portato a tiri aperti, ma perché è bravo lui a far quello, così come Acquaviva ha fatto dei tiri da tre perché è bravo lui a farli, perché costruisce bene le cose. Crescini ha fatto una partita favolosa, Lorenzetti è un giocatore molto fisico che nel traffico si esalta, quindi la positività più che il gioco di squadra è data dal fatto che i giocatori che abbiamo aggiunto al roster quest'anno ci stanno dando molto, e per noi questa è una bella sicurezza. Fatto bene a sottolineare, io sottolineo anche la presenza dei ragazzi giovani che hai messo in campo. Tu hai parlato di Lorenzetti, ma anche Veronesi, che è giovanissimo, hanno dimostrato di poter ritagliarsi dello spazio e venire utili nel resto del campionato e nel resto della stagione. Veronesi l'abbiamo considerato da subito, fin da quando l'abbiamo provato a giugno, un giocatore già pronto per giocare. Dal punto di vista fisico lo è senz'altro, perché è veramente molto molto forte fisicamente. È una guardia pura, pur essendo già 1,90 e passa, è molto giovane, è molto grezzo dal punto di vista tecnico, però si sta impegnando molto. Io credo che l'impatto che ha avuto oggi a livello fisico contro uno Scanzi che è, diciamo, lo può ricordare per molte cose, perché io mi ricordo quando Scanzi era giovane aveva una fisicità paragonabile a quella di Giovanni. Dopo lui ha migliorato tantissimo dal punto di vista della tecnica e ha anche avuto una grandissima etica del lavoro.
loro, però oggi averli visti uno contro l'altro mi hanno ancora di più ricordato che è un giocatore che potrebbe avere, se si allena bene, se ha l'umiltà che ha avuto Andrea, potrebbe fare un percorso analogo. E quindi sono contento perché è la conferma che abbiamo 10 giocatori che possono essere ampiamente intercambiabili. Oggi abbiamo giocato in 9 perché mancava Sarasera e nonostante questo la squadra ha tale intercambiabilità che ci consente più soluzioni. Sono decisamente soddisfatto della partita dei miei. Grazie coach, buon lavoro. Grazie a voi. Esordio come DS, esordio anche con la coppa in mano per Marcello Filatiera. Un tuo commento su questi 2 giorni qui a Iseo? Ah, è stato un bellissimo torneo, devo dire che ho visto 4 squadre molto interessanti, con degli spunti tecnici anche nuovi. Iseo mi è piaciuto tantissimo per l'intensità che ha messo, l'atletismo, ma anche Manerbio, Mezzane l'ho vista meno. E noi, anche noi abbiamo dato il nostro contributo, abbiamo già fatto vedere qualcosa di quello che vogliamo dimostrare quest'anno e direi che è stato un bellissimo torneo. Ecco, tu sei all'esordio, abbiamo detto come direttore sportivo, dalla parte tecnica parlerò poi col tuo coach che mi ha promesso di venire ai nostri microfoni. Com'è stata questa estate per te in questa nuova veste? È stato un salto triplo, però è stato stimolante, devo dire che la società mi ha supportato in tutto e Giulio che è arrivato, ho trovato una persona con cui collaborare molto bene, quindi si è creato un gruppo di lavoro con Franchini, Foschetti e Giulio Cadeo unito, che condivide le idee e le porta avanti. Mi sembra vedere anche sul campo che c'è tanta voglia di far bene e di riscattare forse una stagione non deludente come lo scorso anno, ma sicuramente che non è finita come erano forse le speranze iniziali. Vincere era il nostro obiettivo, il nostro sogno. Io ero in campo insieme agli altri ragazzi, ci sono quest'anno alcuni ragazzi dell'anno scorso, cercheremo insieme di vincere quest'anno. Ecco, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino in semifinale e quest'anno speriamo di migliorarci. Niente, ti ringrazio di essere stato ai nostri microfoni, complimenti a te al Montichiari. Antonio Lorenzetti, esordio col botto qui a Iseo, anche premiato come miglior giocatore del torneo. La tua impressione su questi 2 giorni? No, la squadra ha giocato bene, ci siamo divertiti, abbiamo faticato entrambe le partite. E abbiamo qualche rammarico che la finale ci è scappata, ma contro una squadra così forte ci può stare, comunque siamo contenti. Al di là del risultato, per te è la prima stagione in DNC, vieni comunque da esperienze importanti in Blu Aerobica, hai già fatto la C regionale, così quali sono le tue aspettative qui a Iseo? Aspettative, vogliamo arrivare più lontano possibile sperando nella promozione, ma pensiamo partita dopo partita sperando sempre di giocare bene e dare spettacolo anche al pubblico, perché no? Ecco, lo spettacolo è mancato con quella schiacciata là che non è arrivata, ma parlavo anche un po' dal punto di vista tuo personale. No, mi sono piuttosto innervosito perché mi è scappata di mano e ci stava, avrei potuto cambiare la partita con un tocco di energia, diciamo. Ho capito. E col resto del gruppo come ti trovi? Il gruppo è super, credo sia uno dei gruppi migliori in cui sia mai capitato. Non c'è, secondo me, una persona che vi dici ha un brutto carattere, ma sono tutte persone splendide. E spero di coltivare molte amicizie anche in futuro. Niente, io ti ringrazio e faccio in bocca al lupo per il campionato. Grazie. Grazie. Coach Giulio Cadeo, gentilissimo ai nostri microfoni, innanzitutto benvenuto in Bresciana e mi pare che in questi 2-3 giorni hai avuto la possibilità di conoscere un po' come l'ambiente e come sono anche le squadre che girano qui in circolazione.
Beh sì, in effetti devo dire che sotto l'aspetto non solo della volontà, della determinazione, ma si sono visti anche ottimi giocatori nelle squadre di C1 della zona, quindi l'impressione è sicuramente positiva. Un buon gioco sia offensivo che difensivo e questo ci ripaga di essere venuti a questo torneo. Una mia impressione, viste da fuori, io vi ho visti venerdì Orzi Nuovi, vi ho visto ieri con il Manebbio, vi ho visti oggi, atleticamente sembrate a buon punto, ho visto molta aggressività, molta intensità, avete lavorato parecchio su quello, e una tua valutazione sull'aspetto atletico e invece sull'aspetto degli schemi e del basket che stai cominciando a imporre ai ragazzi? Ma devo dire che secondo me siamo andati un po' in calo in queste tre partite, perché sono le prime tre partite della stagione. Abbiamo fatto un carico di lavoro abbastanza pesante, direi, perché stavamo in palestra dalle 5 alle 6 ore al giorno. Quindi io credo che siamo un po' un diesel in questo momento, siamo un po' dei podisti, andiamo, ma non abbiamo la brillantezza. È bene che sia così in questo momento, perché non abbiamo lavorato su questo. Questo che cosa ci ha portato però? Che quando abbiamo accumulato questa stanchezza, poi ci siamo persi un pochettino nell'attenzione, non siamo ancora maturi per gestire quello che è l'aspetto tecnico e tattico della partita quando andiamo in calo sotto l'aspetto fisico. Ecco, questo è un aspetto che ne abbiamo parlato e io spero solo che anche certe situazioni che non dovranno più ripetersi nella mia squadra come atteggiamento, niente di grave, però penso che sia bene che succedano adesso, perché vogliamo creare una certa mentalità e dobbiamo crearla da subito. Montichiari è sempre stato sotto i riflettori sia lo scorso anno, parecchi giocatori noi li conosciamo, sono noti anche a chi segue, anche segue il basket, non è bello fare nomi adesso per parlare di quali sono i punti forti, io sottolineerei invece la presenza e la positività di due ragazzi che ho visto che ha impegnato e si stanno impegnando molto, e sono Caroli e Deruvo. Diciamo che non siamo partiti col presupposto di avere due o tre chiocce piuttosto che due o tre terminali. L'idea era quella di costruire un gruppo di persone intercambiabili, non c'è nessuno che sarà il salvatore della patria, o meglio, ci sarà la partita che toccherà un giocatore piuttosto che un'altra, secondo dello stato di forma, secondo della squadra avversaria, di tanti aspetti che dobbiamo imparare a conoscere. Capisco anche che il mio modo di giocare non è così, o meglio, è troppo semplice forse, però è più difficile assimilarlo. Quindi questo è l'aspetto della squadra. Per quanto riguarda i giovani, se sono qui Deruvo e Caroli perché li conoscevamo, li avevamo già visti e sapevamo che tipo di giocatori sono, e siamo sicuri che ci potranno dare una mano come tutti gli altri. E non dimenticherei che poi nell'allenamento settimanale abbiamo altri ragazzi che sono entrati in campo anche in queste partite qui, ragazzi del 96, 97, 98, che ci danno una grande mano in allenamento. La ringrazio coach, le faccio i complimenti e auguro buon lavoro. Grazie mille.